una squadra forte, costruita bene dal direttore che conosce molto bene questa categoria e sa il fatto suo. Sicuramente mancherà qualcosina e credo che poi col passare dei giorni arriverà anche qualche altro giocatore, però una squadra credo che può dire la sua. Che tipo di attaccante serve all'Avellino anche per il gioco di Taurino? Io credo che Avellino ha bisogno di un attaccante, un bomber che fa da 15 ai 20 gol, perché la squadra che vuole vincere ha bisogno di giocatori, ma non solo l'attaccante, anche qualche esterno che va in doppia cifra, perché sappiamo bene che il campionato di C è molto, molto lungo e molto difficile, e poi avere una difesa importante, come l'avevamo noi quando abbiamo vinto la C, una difesa che prendeva pochissimi gol e poi sapevamo che lì davanti prima o dopo facevamo il gol vittoria. Però ti ripeto, tutto sommato credo la squadra è stata costruita una squadra forte, manca sicuramente qualcosa, però il direttore sa completare questa squadra. Ci sono delle similitudini un po' tra il tuo Avellino, quello di Rasselli che vinse, almeno ci auguriamo. Nel 2012-2013 è questo. Taurino è anche un allenatore giovane, emergente, serve però la giusta mentalità per eguagliare l'Avellino di quegli anni. Sì, si somigliano molto, poi ne parlano bene tutti del mister, un grande lavoratore, uno che lavora tanto sulla tattica, sul gruppo, quindi ti ripeto, il campionato è molto difficile, però l'Avellino ha le carte in tavola per dire la sua. Ovviamente i tifosi meritano sicuramente una categoria superiore, perché è veramente uno spreco vedere Avellino in Serie C.